Nella prima parte del XX secolo sono molte le innovazioni tecnologiche e il Superlandini è il mezzo che forse più di ogni altro ha segnato l'evoluzione meccanica in agricoltura. Modello di punta e orgoglio della casa di fabbrico con il suo poderoso monocilindrico da oltre 12.000 centimetri cubici, è ricordato da molti come un infaticabile cavallo di ferro. Fu progettato per i contoterzisti, per i grandi lavori di bonifica e anche per tutti quei lavori più gravosi. Il modello protagonista del nostro restauro è un modello del 1949 appartenente alla seconda serie, completamente smontato, revisionato nella meccanica e nella carrozzeria. Il motore è in ottimo stato, ma la carrozzeria e la meccanica presentano diverse situazioni critiche che verranno via via risolte da due esperti restauratori. Prima di dare il via alle immagini, voglio ringraziare Romano Prosperi e Mario Castellana che hanno accettato di lasciarsi riprendere nel loro difficile ma appassionante lavoro e Renzo Figari che anche in questa occasione accompagna le immagini con la sua voce. Buon divertimento. Il trattore è stato acquistato nella primavera del 2006 ed è stato smontato in un paio di settimane. Quando si esegue un restauro, bisogna innanzitutto decidere se il lavoro finale preveda la verniciatura del telaio. In questo caso, il proprietario ha deciso di togliere la vernice residua, mettendo in evidenza il metallo. Ho pensato di non verniciare i trattori perché un trattore con le ruote in ferro come questi, secondo me, verniciato non va bene perché è troppo datato e allora io preferisco tenerli così, anche un po' opachi o tutti sverniciati come li ho trovati. Per me la verniciatura sul mezzo così non esiste. Consultando l'archivio storico della Landini, attraverso il numero di serie si può stabilire l'anno di costruzione del mezzo, che risulta essere il 1949. Il numero di serie è punzonato anche sul cilindro e sulla testa. Il primo grave inconveniente è stato riscontrato smontando i semiassi. Uno dei due era rovinato a causa di un cuscinetto grippato. Il semiasse non è stato fatto nuovo perché dal momento che i pezzi originali sono tutti punzonati e numerati e quindi per mantenere la sua originalità abbiamo deciso di ricostruire il suo, insomma. E quindi con dei riporti di saldatura nelle sedi rovinate che abbiamo fatto noi e poi è stato affidato a un tornitore specializzato che ha costruito la sede adeguata all'alloggiamento del cuscinetto. Sul serbatoio è stato rifatto, su disegno originale, l'indicatore di livello del carburante. Il radiatore, essendo a coda di rondine, è originale, quindi, dopo un lavaggio con una soluzione di soda caustica, è stato opportunamente revisionato.
I pezzi smontati in precedenza sono sparsi un po' ovunque, ma da oggi, come i tasselli di un mosaico, cominceranno ad essere fissati al loro posto. Nell'immagine viene mostrato il funzionamento dello spingidisco, premendo il pedale della frizione. Oh Mandy, there's a minister handy, and it sure would be dandy if we'd let him make a fee. So don't you linger, here's a ring for your finger. Ready, ain't it? Isn't it a humdinger? Come along, let's wait chimes, happy time. La frizione è estremamente consumata e le parti d'attrito devono essere sostituite. Lo spingidisco non presenta difettosità, quindi può essere montato senza interventi. Oh, stop it, baby! Oh, mercy! Romano e Mario si conoscono dall'adolescenza e condividono la passione sia per i trattori che per le auto d'epoca. Scusa, come tu mi hai detto, prima spinotola? Una spina. La spina del fulcro a sale era consumata. È stato necessario un riporto di saldatura e la successiva lavorazione al tornio. Inserita la spina, si fissa il tirante detto a V. Secondo gli esperti, la sale anteriore di questo Superlandini non è originale, ma apparterrebbe a un modello di prima serie o addirittura al Landini 40. Si evince dal logo LF in rilievo. Perfetto. Sui dadi intagliati dei tiranti e sulla spina vengono inserite le copiglie per il bloccaggio. Prima di montare i due semiassi viene pulita e oliata la sede del cuscinetto per facilitarne l'inserimento. Questo sta su e questi sono legati così. Sono legati. No, ho visto, la maglia su se non male. E questi che la sliga. Questi che questi i sliga e poi dopo i sliga tutti insieme al zecchio. E questi che vada con la tigna ferma al ferro, no, la cambia di cosa. Allora, sta lì. Va bene. In questo delicato lavoro occorre avere calma e pazienza. Dopo un impuntamento iniziale, la manovra di inserimento va a buon fine.
Per assestare i colpi di martello è necessario interporre un blocchetto di legno oppure un trafilato di bronzo o di alluminio, purché sia di materiale tenero per non scalfire il cuscinetto o accidentalmente la sua sede. Dopo un'accurata pulizia, sulle flange viene steso un mastice per la tenuta del lubrificante. Le guarnizioni di uno specifico materiale sono tagliate a mano. I bulloni adottano il passo americano in pollici e quando non sono recuperabili vengono riprodotti rispettando le caratteristiche originali. Sabato che venga è molto nuovo da mangiare. Siamo tutti sull'altra semiazza, da là, adesso siamo tutti sulla leva del cambio, che c'era il via da lì in quello. Anche le sopreste, però sabato che venga siamo tutti sulla torre. Il bullone superiore, detto a vite doppia, è differente dagli altri perché funge da supporto per il parafango. Alla leva del cambio è stata rifatta la cuffia antipolvere. Il mastice sigillante è fondamentale per la protezione dalla polvere. La leva del cambio viene posizionata nell'alloggiamento e l'estremità a sfera viene inserita nelle forcelle per l'innesto delle marce. Per il bloccaggio dei dadi, non esistendo l'attuale tipo autobloccante, si procedeva forando sia i bulloni che i dadi e successivamente si univano per mezzo di un sottile filo di ferro, proprio come vediamo fare da Romano. Questo è un'altra landè che ha una cuffia di pelle, mia plastica, pelle. Da Romano sono pure. I tappi in ottone, risultando consumati, sono stati riprodotti così come i dadi del cilindro. Il cuscinetto che vediamo fu la causa del danneggiamento del semiasse, mentre a sinistra quello nuovo è pronto per essere montato. Il particolare ci mostra il restauro del semiasse con la sede del cuscinetto rifatta. Perché il cuscinetto non ruoti nella sua sede, le tolleranze di lavorazione del perno sono molto precise. Per rendere agevole il suo montaggio viene riscaldato per sfruttare la dilatazione termica. Una volta raggiunta la temperatura di circa 80-90 gradi, il cuscinetto è pronto per essere facilmente montato. No.
Raffreddandosi, l'anello ritorna al diametro di fabbricazione e consente un bloccaggio sicuro. Perché andavo solo qua, andavo solo qua. Anche in questo caso il grano di sicurezza è stato bloccato utilizzando il filo di ferro. Mario cerca i riferimenti punzonati sulla flangia per farli combaciare con quelli del supporto del semiasse. Sulla testa è impresso un numero di serie diverso da quello del telaio. È probabile che l'originale abbia subito una rottura e quindi sia stata sostituita. Sul cielo dell'enorme pistone, da 240 mm di diametro, è presente un foro filettato che permette l'inserimento di un golfare per agevolare un eventuale intervento di manutenzione. Sotto l'attacco del collettore di scarico si nota il tubo da cui esce l'accumulo di olio incombusto. Ora si procede al montaggio della catena che aziona la pompa di iniezione e del suo carter. Le superfici vengono pulite a fondo, successivamente vengono applicati il mastice sigillante e la guarnizione liquida. Benché ci troviamo in un'area industriale, in sottofondo si odono le galline allevate da Romano, che ci tengono allegramente compagnia. La guarnizione liquida deve essere stesa in modo uniforme e con precisione. Prima di montare un componente è importante stendere un velo d'olio. Mario verifica lo scorrimento dell'ingranaggio di comando. Il montaggio del gruppo carter, catene e ingranaggi richiede una certa manualità. Nella parte inferiore Romano si occupa dell'inserimento sull'albero motore dell'ingranaggio di comando, mentre Mario ha il compito di centrare l'ingranaggio cosiddetto ricevente. La poca tolleranza tra fori e prigionieri rende difficoltoso l'inserimento del carter. Qualche leggero colpo con il manico del martello serve a far aderire perfettamente le superfici. Che è uno dei segni e lei sono volati. Volato sarebbe volato, carter e pignone. Il registro permette di modificare l'anticipo dell'iniezione, mentre lo zero, stampato sul telaio, è il riferimento per la regolazione. Aspetta, quando si è volato,
I dischi nuovi della Frizione, originali, sono stati trovati presso una ditta di Modena. La serie di guarnizioni in rame sono state riprodotte da un artigiano lombardo. È ora possibile effettuare i primi rabbocchi, utilizzando l'olio specifico per riduttori e differenziali, SAE 240. Gotta get a half a buck somewhere, gotta shine my shoes, slick my hair, got to get myself bootin' there. Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my Harlem coquettes. Si procede al montaggio del primo volano. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall, and again I might not get back home at all. Prima dell'installazione viene data una spazzolata per rimuovere la sporcizia e la ruggine. L'operazione è più semplice rispetto al volano contenente la frizione, poiché sono presenti i fori di ancoraggio della puleggia che forniscono un aggancio per le cinghie di sollevamento. Le nuove guarnizioni d'attrito vengono montate sul mozzo scanalato per mezzo di chiodi ribattini in rame. Nell'inquadratura si notano le luci di scarico del cilindro e il foro della valvola di sfiato. La particolare conformazione del cielo del pistone serve a favorire l'uscita dei fumi dalla luce di scarico, spinti dall'aria precedentemente compressa nel carter motore, che entra dalla luce d'aspirazione. Le ruote anteriori sono state revisionate saldando le crepe, otturando i fori vecchi di aggancio dell'armilla ovalizzati, rifacendo i fori e sostituendo i cuscinetti conici. Il più grande è schizza più bello. Sì, è qui, il buco è qui. È andato via un po' il varmello, il ciudello.
le mie proprie idee. Boh, posso dire insulto? Devo alzare di me? No, no, devo... no. È comodo fare, le mille miglia. Madonna, che se forse va bene un preso in gol, di un po'. Boh, dai, ukulele. Una mastura. Ehi. Prima di chiudere il coperchio è bene applicare una dose di grasso lubrificante e Romano non fa economia. Il corretto serraggio dei cuscinetti conici si ottiene in questo modo. Dapprima si stringe il dado di bloccaggio in modo non eccessivo. In seguito si allenta gradualmente fino ad ottenere che la ruota giri fluidamente. È giunto il momento di montare la testa. La guarnizione in rame viene unta per aderire meglio alle superfici. Anche in questo caso i dadi sono stati riprodotti, poiché gli originali erano stati danneggiati con lo scalpello. I dadi del cilindro e della testata erano stati smontati precedentemente, probabilmente con uno scalpello o con un accessorio, una chiave non idonea, e quindi erano rovinati. Per cui questi sono stati fatti ex novo, insomma, totalmente nuovi, uguali all'originale. Stiracchia. Il serraggio iniziale avviene in modo incrociato per favorire la tenuta della guarnizione, mentre successivamente vengono stretti in modo deciso e seguente. Nel montaggio del collettore di scarico, Mario nota che i fori della guarnizione non collimano con i prigionieri del cilindro. Con una lima sottile realizza delle piccole asole e risolve il problema. Or romance built in the night, no. But we saw the ring in the store, and I'm gonna save up the price. I guess you know what it's for. Looks like I'm breaking the ice.
l'assemblaggio dei vari componenti procede davvero bene. Ora è il momento del gruppo frizione. È molto importante la centratura del mozzo scanalato per evitare successivamente di incontrare problemi con il montaggio del volano sull'albero a gomito. Si procede poi al posizionamento e al bloccaggio dello spingidisco. Mentre Mario porta a termine il serraggio dei bulloni, Romano installa la chiavetta nella sede del perno. Dopo il serraggio dei bulloni, il volano è pronto per essere montato. Il montaggio di questo volano è molto più difficoltoso, in quanto nessun foro è presente sulla superficie e non esiste nessun gancio per il sollevamento. L'unico modo, pur con un certo rischio, è di abbracciare con una fascia il diametro esterno del volano. Soldava, ha le chiavi, non so. Ora si procede al montaggio delle ruote posteriori, con qualche difficoltà nel sollevamento a causa del grande diametro. Aspetta, punto di la sì?
Le ruote posteriori, che avevano i fori degli spuntoni rovinati, sono stati interamente ripassate. I fori difettati sono stati otturati con la saldatrice e rifatti. Il lungo e puntiglioso lavoro di Romano e Mario inizia a dare i suoi frutti. Ora che anche la seconda ruota viene posizionata, il trattore incomincia a riprendere il suo aspetto. Le chiavi, mancando quelle originali per il serraggio dei dadi dei coperchi, sono state costruite artigianalmente. Pulisci ruote, non essendo presenti, vengono rifatti secondo le quote del disegno originale. Il basamento del radiatore viene preparato con la stesura di un velo di guarnizione liquida. Successivamente viene applicata la guarnizione in carta speciale, tagliata a mano. Il radiatore, prima dell'inserimento nella sua sede, è controllato un'ultima volta. Una volta alloggiato, viene fatta una leggera pressione per far aderire bene la guarnizione. Il tutto avviene sotto lo sguardo attento dell'amico collezionista Vittorio Sulcini. Don't be the way, take a chance with me, oh, do me a favor. When e gummi sulla palla? Alle da spa, eh? Gummi sulla palla? Qui mi trico un po' e il piccino per qualche tre. Sulle superfici di collegamento del radiatore vengono posizionate le piastre di fissaggio. La loro funzione è quella di fornire una pressione adeguata e uniforme tra le superfici in ottone del radiatore e le guarnizioni, senza creare deformazioni. Originale.
Come si nota, tutti i dadi sono stati spazzolati e lucidati. Ah, no, beh, ma il pigero hai che vale dentro in tecchiata, quindi non sei per me. Questo lavoro deve essere svolto in modo molto accurato. Ogni piccola imperfezione potrebbe causare fastidiose perdite quando il motore raggiunge la temperatura d'esercizio. Il manicotto di congiunzione è l'ultimo elemento del sistema di raffreddamento. Attraverso una simulazione osserviamo il funzionamento del circuito. Il calore prodotto nella testa e nel cilindro durante il funzionamento del motore viene ceduto all'acqua che lambisce le intercapedini. Questa, scaldandosi, sale lungo il manicotto di congiunzione, giungendo alla cassa dell'acqua. Proseguendo nella massa radiante, per effetto dell'aria che la attraversa, mossa dalla ventola, si raffredda e discende verso il basso, ritornando nel cilindro e mantenendo ottimale la temperatura d'esercizio del motore. Questo tipo di raffreddamento è detto a termosifone. Il Superlandini nasce nel 1934, viene prodotto per 18 anni, fino al 51, per oltre 3.000 esemplari. Quando nasce è il trattore più potente costruito in Italia. Quindi nasce perché, prima nasce come testa calda, con due precedenti, un 25 Landini, sempre trattore, 25-30 che nasce del 25, un altro che nasce del 30, credo, il modello 40, però sono due tipi arcaici. Il Super Landini è già una macchina, potremmo dire, moderna, ha una bella protezione dell'operatore, ha una certa dimensione, una cilindrata non eccessiva, i cavalli 40-48, ho acquistato da un conto da meccanici che lavoravano sul loro piccolo podere volendo, ma soprattutto contro terzisti, cioè per conto terzi. E non si poteva prevedere di usarlo solo per un'azienda agricola, anche se era di 50-100 ettari. Sarebbe rimasto inattivo per parecchio tempo, perché il trattore in quel periodo era visto esclusivamente come aratura. Poi si allargò, o quasi contemporaneamente si allargò anche la trebbiatura, ma era impensabile che il trattore con ruote in ferro, come era, in Italia le ruote gommate arrivarono verso la fine degli anni 30, per via che il caucciù, per il quale allora, col quale allora si facevano i pneumatici, costava troppo. Era impensabile prevederli per il traino. Si propose all'agricoltore come il primo mezzo da poter usare con facilità. Manutenzione era pochissima, affidabilità eccezionale, gestione facile, perché bastava mettere un po' di qualsiasi combustibile che facesse 800 gradi, quindi olio pesante, nafta lo chiamavano, olio di sisti, o addirittura olio di fegato, olio di pesce, bruciava tutto, basta che arrivasse a quella temperatura e va bene. Guardare un super, si rimane meravigliati dalla semplicità che ha proprio, dalla linea di tutto proprio, è fatto tutto semplice, non... E se poi qualcuno, qualche trattore, aveva dei problemi, si fermava, non si sa bene perché, partiva da fabbrico per l'assistenza, allora non c'erano i concessionari come adesso, partivano in treno con la valigetta degli attrezzi, al treno c'era, se andava bene,
il calesse del padrone che l'aspettava, andava là, guardava e metteva a posto. Non c'era altra soluzione. La scadava sempre con la lampada a petroli. Il tempo è stato 20 minuti, mezz'ora, ma è quello mio. A volte era un po' dura, era da tirare a fare da in moto. Capitava quanto tal druac in derra, per esempio, che stava in del short, no? Con la roda, nel volte che era di borgnuclo terra dentro in del short, e allora quanto andava contro sentivo un po', strabalavo un po'. Sei sicuro che quando tenivi su, ti un po' in teorici. E poi la stifata, perché stassa sempre un indizio. Mi piaceva botta di ruola, quella, ma quanti immaginavano che andava ad andare, oh che miseria, c'erano tutti contenti. Il Peter che anda sempre da pulire. I ganchi Peter lì che trovano un bastone per andare a fare la fuga. L'undrua da caval pianti, i muron, via che n'era botta le mode pianti, e loro l'undruavano da tirare via i pianti lì. Li legavano col cave e poi tirava un po', dopo il favo la busa perché la mia mia subito la pianta. E loro si spostavano e tiravano un po' da un'altra parte, poi ancora un po' dall'altra, fino anche la pianta la mia via. Il ciucca era poco, no? E se ti hanno fatto i miei fratelli, gli era già nei piedi. E l'hanno tirato su il tipo di scari e poi gli era pirendo il grid. E loro gli hanno detto, vedi la cella, che te la fa meglio. All'averta, e gattiera fuori il collo, silenzio tu che gede, per fare quel ciucchese, chi sa, e l'ha fatto con loro lì. Ma dopo un po', gli andrà in un campo di bafini da là, e il ciucchese è morto, no? E loro non sono mica chi è stato che gede, il ciocco va bene, è morto lì, ma gli era stordito un po'. E a me mi sa rischiare ancora a provare da su e a camminare. Ne sport con vado di livello. Mi manca mia botte mare, quante mi dare un po'. Il serbatoio dell'olio viene portato a livello e per mezzo della pompetta il lubrificante viene distribuito in tutti i rami del circuito. Ma seguiamo il montaggio del serbatoio.
Far combaciare gli attacchi è l'operazione più difficoltosa. Il clima rigido di un tipico pomeriggio invernale consiglia di tenere chiusi i portoni, rendendo poco illuminata la scena. Ci aiutiamo con un faro rimediato da Romano. Nella parte sottostante viene applicata una guarnizione di corda che protegge dalle vibrazioni. Prima di proseguire, Romano fa alcune verifiche, consultando il catalogo dei componenti. Se ripensiamo a come si presentava il Super Landini qualche mese fa, spoglio di tutte le sue parti, proviamo molto piacere nel vederlo ora nuovamente rivestito e sistemato. Le saldature che presentavano delle crepe sono state ripassate da un tecnico specializzato con la fiamma ossiacetilenica. Il montaggio del filtro dell'aria d'aspirazione completa la parte centrale del trattore. I parafanghi, danneggiati dall'usura e dal tempo, sono stati sabbiati e in parte ricostruiti da un carrozziere. Il montaggio procede senza intoppi e i due amici, ora più tranquilli, si concedono qualche battuta. La marmitta nuova è stata costruita da un artigiano parmense e, come tutti gli accessori nuovi, necessita di un trattamento superficiale per adattarsi esteticamente al trattore. Per rendere tutti i pezzi di un trattore simili, sia i ricostruiti che i vecchi, noi quelli nuovi li bagniamo prima di tutto con un acido, poi li lasciamo un po' all'acqua, poi gli diamo un po' di gasolio e olio esausto, in questo modo, che così almeno poi diventano tutti uguali. Anche il cassetto delle chiavi è stato ricostruito dal carrozziere. La puleggia è stata revisionata nella meccanica interna ed è l'ultimo elemento di un certo peso ad essere montato. I componenti dei fanali sono stati riprodotti esattamente come gli originali. Sui vetri è stato stampato con la sabbiatrice il marchio Landini e le parabole sono in ottone lucidato.
Con il montaggio dei fanali, Romano e Mario danno le ultime pennellate a un capolavoro e fra poco potremo di nuovo sentir battere il cuore di questo anziano ma valoroso cavallo di ferro. A kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. Lo scopo di questo filmato è stato di documentare un importante lavoro di restauro, eseguito in modo professionale, ma soprattutto di stimolare i tanti appassionati al recupero di quei mezzi che tanti anni fa hanno rivoluzionato l'agricoltura, alleviando la fatica di uomini e animali. Grazie alla passione e alla dedizione dei moderni cultori della nostra civiltà contadina sono stati riportati all'antico splendore tanti mezzi meccanici altrimenti dimenticati, proprio come hanno fatto Romano e Mario con i Superlandini. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by.